an English teacher. Today's lesson will be focused on the English alphabet. The English alphabet consists of 26 letters, 5 vowels, which are vocali, and 21 consonants, which are consonanti. Iniziamo con le vocali. Here there is 5 vowels, which means 5 vocali. Cinque vocali che sono molto molto differenti dalla lingua italiana e anche da altre lingue, soprattutto per la pronuncia. Infatti penso che la maggior parte di noi italiani abbiamo, diciamo, svariati problemi nella pronuncia di queste vocali. Ma andiamo subito a vedere. La prima lettera, la prima vocale è A. In inglese non si dice A, ma è A. 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 E. La lettera E non è la E, ma si pronuncia totalmente differente. I. 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 La lettera I, invece, si pronuncia I, come la prima persona singolare del pronome personale soggetto. I love you. I love you. You. It's quite similar. È molto simile, se non uguale. La lettera O. 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 Non esiste la lettera O come vocale in inglese. O. 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 E la vocale U. La vocale U si pronuncia così, quindi you, you, I love you, you. Passiamo ora alle consonanti. Come vedete, qui ho scritto 21 consonanti, 21 consonants. La prima consonante è la B e si pronuncia con B, B. La seconda consonante è la C, ma non si pronuncia assolutamente come in italiano, ma si pronuncia con la S, quindi si, si. La terza consonante che qui abbiamo è la D, D, che assomiglia tantissimo alla nostra italiana, D, D. La F assomiglia anch'essa alla nostra F dell'alfabeto italiano, ma si ferma a metà. F, F, F. Poi abbiamo la H si pronuncia totalmente differente. H, 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 E, I, C. H. Poi c'è la J, che si pronuncia con J, J. La K, che si pronuncia con K, K, K. La L, che come la F si ferma a metà, L, L, L. La M si pronuncia come la L e la F, M, M, si ferma a metà della nostra pronuncia italiana, M, uguale la M, è la N, N, N. La P è P, ugualissima all'italiano, P, per iniziare prendetela così, P è la parte più semplice, P. Poi la K, la, scusate, la Q, 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 Q. La R, allora questa diciamo che noi italiani abbiamo un bellissimo e grosso problemone, perché la nostra R è molto vibrante. Molti inglesi, molti tedeschi non riescono a fare la nostra R perché è molto sentita e vibrante. La R inglese, così come quella tedesca, e poi lo vedremo,
è invece molto 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 più morbida. Ecco perché nella fonetica inglese si mette solamente la A con questi due pallozzi. Vuol dire che è una A lunga. E voi vi chiederete, ma perché è una R? Ma in pronuncia, nella pronuncia inglese non si dice rrr come noi in italiano, ma si dice aaaah, aaaah. Quindi è molto morbida, quindi la R quasi non si sente, è aaaah, aaaah, ok? La S è S, come la MNFL. S, la T è T, la V è V, la W è W, W, la U si dice U, la W come in inglese, ma si usa la U, quindi W è come se fosse una doppia U. W, 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 la X si pronuncia come X, come ex fidanzato, ex scuola, ex. La Y si pronuncia Y, Y. La Z è Z. Il primo esercizio, secondo il mio punto di vista, è molto utile perché molto spesso al telefono o in situazioni in cui bisogna dare la propria mail, bisogna sapere in modo assoluto l'alfabeto e quindi lo spelling, perché spesso un inglese potrebbe chiedervi di fare uno spelling del vostro nome, cognome o della vostra email. Quindi il primo esercizio sarà proprio questo. Esercizio numero 1, exercise number 1. Spelling del tuo nome e cognome. In questo caso il mio nome è Alice, come sapete, il mio cognome è English is for everyone. Quindi iniziamo insieme. Alice è A L I C E. A L I C E. English. English è ovviamente inglese. Quindi E N G L I S H A sorry E N G L I S H E N G L I S H is verbo essere, terza persona singolare che vedremo tra un po'. Is, quindi I S for è una preposizione e significa per. F O R F O R. Occhio qui la R, non è la nostra R, ma è la loro R, quindi la A, vibrante, leggermente vibrata sulla R, ma leggermente. R, R. Everyone, everyone significa tutti, quindi E, V, E. R, è ritornata la nostra amata R, R, Y, O, N, E, E, V, E, R, Y, O, N, E. Alice, English is for everyone. This is also my name channel. Questo è anche il nome del mio canale e della mia pagina Facebook, che vi lascio qui sotto nell'info box.